investimento, perdita, rischio, tanta confusione. Facciamo un po' di chiarezza partendo da uno dei vostri commenti. Ciao, io sono Dario e all'interno del team di Piano Finanziario mi occupo di pianificazione e finanza personale. Oggi, partendo da un commento arrivato sotto un video di Giorgio, cerchiamo di fare un po' di chiarezza su alcuni argomenti che ci rendiamo conto ogni tanto sono un po' troppo fumosi. Quindi vediamo di vederci chiaro. Questo è il commento di Pierpaolo. Investire ciò che puoi perdere quando tutti vendono con calma per crearti il tuo portafoglio senza stress e aspettare, aspettare, aspettare. Diciamo che il tuo ragionamento di fondo è: io investo dei soldi che posso permettermi di perdere, li investo quando il mercato è basso e poi li lascio lì ad aspettare. Chiaramente questa strategia funziona, stai comprando basso, aspetti, 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 prima o poi venderai quando è alto, quindi ovviamente funziona. Il problema è che in molti non possono applicare questo tipo di strategia e andiamo a vedere perché. In particolare, cerchiamo di distinguere fra soldi che puoi permetterti di perdere e soldi che in questo momento non ti servono per vivere. Facciamo un esempio di un giovane all'inizio della propria carriera lavorativa. Ha 10.000 euro da parte, guadagna 1.500 euro al mese e spende 1.300 per vivere. Ha quindi 200 euro di soldi che non gli servono per vivere. Può permettersi di perderli? No, certo che no, non può permettersi di perderli. Molto probabilmente serviranno per la sua pensione o comunque degli altri obiettivi finanziari. Non può quindi permettersi di perderli. Può investirli, ma non può andare al casinò, giocarli e buttarli via. Può cioè essere disposto ad accettare la volatilità dei mercati a fronte di un rendimento futuro, ma non può essere disposto ad accettare la perdita totale del capitale. Quindi chiariamo subito questo punto. Non si investe quello che si può perdere, si investe quello che non mi serve per vivere oggi. Se hai dei soldi da perdere, significa che hai già messo al sicuro la tua situazione economica, hai messo via quello che ti serve per i tuoi obiettivi finanziari e ti rimane del denaro extra. Allora lì sì che puoi permetterti di perderli. E a quel punto lì sì che puoi decidere di giocarli al casinò o uscirci a cena. Questo è uno dei discorsi che ci capita molto spesso di fare quando qualcuno viene qui al workshop o comunque parliamo con dei clienti. Nel momento in cui avete fatto un budget, avete rispettato le spese e nonostante questo vi rimangono dei soldi in più, allora lì sì che potete permettervi di perderli. Potete decidere di investirne di più o potete magari togliervi qualche sfizio. Non c'è problema. Nel momento in cui voi avete fatto un piano, avete verificato questo piano, avete testato, avete fatto i backtest, avete usato il life planner, siete riusciti a capire che se io metto via 400 euro tutti i mesi, allora riuscirò a raggiungere i miei obiettivi finanziari. A quel punto lì, se avete messo via i 400 euro questo mese e ve ne rimangono 100, quelli effettivamente sono soldi che potete permettervi di perdere. Ma attenzione, solo gli ultimi 100, non i primi 400. L'investimento non è fatto con i soldi che ci si può permettere di perdere. Con gli ultimi 100 euro che potete permettervi di perderli, a quel punto valutate voi se volete investire anche quelli o se volete uscirci a cena o farvi un weekend da qualche parte. Magari 100 euro per farsi un weekend sono un po' pochini, ma si può fare. Quindi, in generale, quei soldi che potete permettervi di perderli, perdeteli e fate qualcosa che vi dà soddisfazione. Andiamo alla seconda parte del messaggio, quella aspetto, aspetto. Giustissimo, null'altro da aggiungere, va benissimo. Se sei in ottica di lungo periodo, l'unica cosa che puoi fare è aspettare e va benissimo così. Anzi, nel momento in cui compri basso, tanto meglio che le cose siano basse, perché poi quando le venderai alte la differenza sarà maggiore e avrai un rendimento maggiore. Il concetto è giustissimo, ma immagino già ai commenti, forse qualcuno ti ha risposto anche direttamente a questo commento, ovvero, ma come fai a dire che adesso è il momento più basso? Magari fra un mese sarà più basso. Adesso vi svelo un segreto che tanto segreto non è. Se frequentate questo ambiente avrete visto che sotto i commenti di video di finanza personale l'80% dei commenti prevede un crollo il mese prossimo. Sempre. Provate a farci caso: quando il mercato è alto, il mese dopo ci sarà un crollo, quando il mercato è basso, il mese dopo ci sarà un crollo ancora peggiore, quindi non siamo ancora al minimo. Quando il mercato è medio e normale e non c'è tanta volatilità, allora il crollo sta arrivando e il mese prossimo vedremo il crollo. Purtroppo è questo tipo di contenuti che l'algoritmo di YouTube premia. E perché lo premia? Perché è questo tipo di contenuti che voi volete vedere. Guardate. Prendete chiunque nella nicchia della finanza personale, provate ad andare a vedere i video. Che cosa fanno? Fanno gossip finanziario. Prendete un qualsiasi canale di investimenti o finanza personale e guardate quali sono i video che vanno meglio. Lo vediamo anche noi quando decidiamo cosa fare e cosa non fare su YouTube per il marketing. C'è un certo tipo di contenuto particolarmente disfattista che, per un qualche motivo che io non conosco, l'utente medio di YouTube apprezza tantissimo e l'algoritmo quindi pompa a manetta, e c'è un tipo di contenuto più tecnico, più ragionato, più di intrattenimento che l'algoritmo non premia assolutamente per niente.
al di là del nostro canale, ma andate a vedere il canale di chiunque altro, e se andate a vedere i video vecchi, nelle vecchie playlist, probabilmente troverete il corso di trading, il corso di investimento, la finanza personale spiegata facile. Noterete che sono rubriche che si sono fermate alla terza puntata. Perché? Perché non facevano visualizzazioni, perché il pubblico su YouTube non vuole quello. Il pubblico su YouTube vuole il disastro, vuole le fiamme nella copertina e l'annuncio che sta per finire tutto quanto. Purtroppo in questa nicchia c'è questo tipo di atteggiamento. Vi prendo un esempio enorme, cioè per esempio Kiyosaki. Kiyosaki, persona assolutamente da stimare. Padre Ricco, Padre Povero è una delle 5 opere che veramente mi ha cambiato la vita, cioè senza quel libro io oggi sarei un'altra persona, quindi non solo l'ho apprezzato quel libro, ma proprio sarei un'altra persona, quindi se avessi qui davanti Kiyosaki gli stringerei la mano dicendogli grazie, però accettando che è un eccellente scrittore di libri e un ottimo comunicatore, non si può non notare che ogni 2 anni sta dicendo che il crollo è vicino, la recessione è vicina, il mondo cambierà e l'economia sta andando verso il fallimento. Guardate i suoi tweet e ogni tot dice una cosa del genere. Questo perché? Perché purtroppo l'utenza si aspetta questo, vuole questo e premia questo tipo di contenuti. Quindi, qual è il punto che mi sento di toccare rispetto all'acquistare oggi che è basso ma domani potrebbe essere più basso? Fate il vostro piano e fregatevene della situazione mondiale. Intanto perché non siete in grado di analizzarla. La geopolitica mondiale è un qualcosa di estremamente complesso, con miliardi di variabili che voi non potete controllare, non potete conoscere e non potete nemmeno analizzare la maggior parte delle volte. Quindi, qual è la cosa più facile da fare in questi casi? Fregarsi. Il mondo andrà avanti tra alti e bassi, che voi lo vogliate o che voi non lo vogliate, che voi investiate o che voi non investiate, che voi decidiate o meno di gestire i vostri risparmi in maniera attiva o lasciar fare semplicemente alla banca e ci penserà. Lo so che è molto difficile come cosa, isolarsi da un mondo che continua a bombardarci dicendoci che siamo vicini alla fine, tutto fa schifo e non riusciremo mai più a vivere felici come i nostri nonni. Però questo è il periodo in cui siamo nati, possiamo solo accettare la cosa e agire di conseguenza. Ora, lo so cosa staranno pensando molti di voi, perché poi li leggo i commenti di YouTube, però prima era più facile, c'era più lavoro, lo Stato era più assistenzialista, i miei nonni potevano fare il bagno nei fossi, adesso invece c'è l'inquinamento, il surriscaldamento globale, la guerra in Ucraina, pericolo di guerra nucleare. Tutto vero, tutto assolutamente vero, non sono qui a dirvi che il nostro mondo è un mondo perfetto, non sono qui nemmeno a dirvi che il nostro mondo sarà migliore rispetto a quello dei nostri genitori. Onestamente non lo penso, sarà un mondo più complesso in cui sarà più difficile riuscire a emergere. Tuttavia è il nostro mondo, sono le sfide del nostro tempo. Non possiamo evitare di confrontarci con questo tipo di mondo dicendo nascere negli anni 60 sarebbe stato più bello. Vi faccio un mio esempio personale completamente decontestualizzato dall'economia, ovvero io e la mia passione per la musica. Alcune persone con cui ho parlato personalmente lo sanno, io ho un'enorme passione per la musica, per un certo periodo della mia vita ho anche studiato musica. E una delle cose di cui sono sempre stato più convinto è che musicalmente mi sarei trovato molto più a mio agio a nascere 20 se non 30 anni prima, anche perché per quanto mi sforzi, onestamente la musica di oggi non riesco a farmela piacere. Non mi piace il rap, non mi piace la trap, non mi piace tutto quel modo di intendere la musica come fanno oggi. E quindi sarebbe stato meglio nascere negli anni 60. Certo che sarebbe stato meglio negli anni 60. Ovvio che mi sarei trovato meglio. A un certo punto mio papà stava passeggiando per Milano e in un bar a caso ha sentito cantare De André. Io il massimo che posso trovare è un tizio che inserisce una chiavetta USB in un locale e preme play e fa finta di fare il DJ. Questa è la situazione musicale che io vivo, diversa da quella che viveva mio papà. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che me ne devo fregare della musica e non devo più pensare alla musica? No. Quindi in generale che cosa posso fare? Posso lamentarmi di questa cosa e continuare a piangere dicendo se nel 79 fossi stato vivo sarei potuto andare a vedere il più grande concerto di musica italiana in cui il più grande cantautore che lo Stivale abbia mai avuto è stato accompagnato dai più grandi musicisti che l'Italia abbia mai avuto. 79 hanno fatto l'album Bologna e Firenze. Ditemi di chi sto parlando, dimostrando inequivocabilmente che siete la miglior community su YouTube Italia. Oppure, altra alternativa, mi rassegno. Capisco che sono nato in un certo periodo storico con degli svantaggi, ma con anche dei vantaggi. Poi, quando si fa questi raffronti, si tende sempre a vedere i vantaggi e mai gli svantaggi. E andare avanti, proseguire nella mia vita. A livello finanziario, stessa cosa. Sarebbe stato bello vivere quando negli anni 60 venivano lanciati i soldi dalla finestra e si poteva andare in pensione a 40 anni? Sì, certo che sarebbe stato bello. Tuttavia, non è questo il nostro mondo. Ciao e ci vediamo al prossimo video.